Tu come hai conosciuto Aaron? E un giorno invece a Milano un amico comune ci ha presentati ed era una sua mostra e lui stava facendo vedere i suoi bellissimi pezzi di metallo, eh? E poi in mezzo a tutti questi pezzi di metallo c'erano due poltrone rosse che sembrava di pelle, non era pelle poi, era pelle finta, ma io ho detto, oddio, ha fatto una cosa bellissima, ho pensato, ha fatto anche quegli oggetti imbottiti. E allora quando questo amico ci ha presentato gli ho chiesto cos'erano quelle due bellissime poltrone rosse. Lui dice, no, è un errore, it's a mistake, I try to make it, but it's impossible. E poi appunto lui ha detto, ma una poltrona no, magari una collezione. Ho detto, sì, bellissimo, una collezione. E poi qualche mese dopo eravamo già qui con lo zio Marino a fare, provare. Alla fine di quell'anno, quindi nella fiera di Milano successiva, abbiamo presentato qualcosa come 15-16 pezzi, tantissimi, che erano tutto il lavoro che lui in quel momento stava facendo di Big Volume, che era Big Easy, Big Heavy, e tutta questa collezione di sculture d'acciaio, più una cosa nuova che in quel momento stava cominciando, che erano tutte le spring, cioè tutte queste cose fatte con le molle che aveva cominciato a elaborare durante un suo workshop a Vitra, con tutte queste spring, faceva anche il bookworm, ti ricordi la libreria, quella lì a spirale, ecco, era tutto lo stesso periodo. E quindi quella prima collezione lì prendeva e trasformava i suoi oggetti così belli, forti, pomaci, d'acciaio e li trasformava in un linguaggio diverso, dando colore, sofficità, il panno, il tessuto morbido e però intenso, perché non era facile tradurre il linguaggio dell'acciaio grigio in un materiale tessile qualunque. Quindi io ho pensato che l'unico, secondo me, l'unico tessuto che poteva avere un dialogo con il crudo acciaio era la pura lana, ma non la lana tessuta, ma il feltro. Il feltro. Il feltro. Perché non ha struttura, è colore puro.